viaggio a Londra a soli 13 anni, è quello che si è aggiudicata Caterina Cesarini, prima classificata del concorso organizzato dalla Fondazione Cari Perugia Arte legato alla mostra Machiavelli e il mestiere delle armi, guerra, arti e potere nell'Umbria del Rinascimento, allestita a Palazzo Baldeschi a Perugia. La competizione, rivolta agli studenti delle scuole umbre che hanno visitato l'esposizione, ha previsto la realizzazione di lavori a tema in una delle tre categorie in concorso. Hanno apprezzato un po', diciamo, tutte le parti della mostra, dalla parte, diciamo, quella un po' più appariscente, cioè le corazze, le armi, ma hanno apprezzato anche, diciamo, la parte artistica, che era di notevolissimo interesse. Io personalmente sono felice che i ragazzi hanno apprezzato anche molto la parte bibliografica, che è di solito quella considerata un po' più noiosa. Invece anche dai lavori che sono stati fatti e alcuni dei quali sono stati premiati, abbiamo visto che una delle cose che le ha colpiti di più era per esempio tutto il discorso sulla censura. La Cesarini si è classificata prima nella categoria testi scritti, mentre la sua classe, la seconda I della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Perugia, ha ricevuto il primo premio nella categoria multimediale. Sul primo gradino del podio per la sezione disegni e immagini è salita invece la seconda E della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli di Gubbio. Quando la Fondazione ci ha proposto questa iniziativa, noi di buon grado abbiamo visto che aveva un suo valore di interesse per le scuole e quindi ci siamo subito organizzati per poter diffondere la conoscenza. Peraltro, come contenuto aggiunto dell'iniziativa, c'era anche la possibilità di risolvere i problemi logistici delle scuole attraverso la gratuità dei trasporti, e il che ha fatto sì che la partecipazione fosse abbastanza diffusa. Abbiamo contato quasi 3.000 partecipazioni. Insieme all'attenzione verso i giovani, il concorso legato alla mostra ha avuto anche un fine di promozione territoriale. È un segnale che abbiamo voluto dare al territorio per dare una spinta all'economia, diciamo, in un tessuto umbro che è dedito sicuramente al turismo, all'arte e alla cultura. Quindi noi abbiamo cercato di dare un contributo. Ma quale migliore opportunità nell'invitare i giovani e far partecipare le scuole? Questi ragazzi sono stati veramente bravi, hanno espresso grande creatività, grande rispetto anche per la realtà storica, ma e soprattutto grande creatività e fantasia, e hanno capito la modernità del personaggio Machiavelli.